Ehi a tutti, oggi parliamo di un argomento che farà sicuramente storcere il naso a qualcuno, l'industria delle armi. Vi siete mai chiesti chi ci guadagna davvero dai conflitti globali? È una pillola amara da mandare giù, ma la realtà è ben lontana dagli ideali di pace e sicurezza che spesso vengono sbandierati. Pensare che i produttori di armi lavorino per la pace mondiale è come credere che l'industria farmaceutica stia sradicando le malattie per pura benevolenza. È un business e gli affari prosperano grazie alla domanda. La domanda di armi, purtroppo, è il conflitto. Guerre, tensioni e insicurezze non sono solo eventi sfortunati, sono opportunità. Opportunità per vendere più armi, per fare più soldi. Dura da accettare, vero? Ma andiamo a fondo della questione. Diamo un'occhiata alle statistiche. Le cinque maggiori aziende produttrici di armi al mondo incassano miliardi di dollari ogni anno. E indovinate un po'? Le loro azioni salgono quando scoppia un nuovo conflitto. È come se dicessero: evviva la guerra! Ora non dico che stiano proprio festeggiando, ma i vantaggi finanziari sono chiari. Parliamo di lobbying. L'industria delle armi spende milioni per influenzare politiche e politici. Non stanno a guardare il mondo bruciare, sono attivamente coinvolti nel plasmare il panorama per garantire che i loro profitti continuino a salire. E non è qualcosa che scriveranno sui loro opuscoli. Ora, alcuni potrebbero sostenere che le armi sono necessarie per la difesa. E certo, la difesa è fondamentale. Ma quando i confini tra difesa e profitto si confondono, chi ne beneficia davvero? Spoiler. Non sono le persone che si trovano nel mezzo. Allora, cosa possiamo fare? La consapevolezza è il primo passo. Non prendete le cose per come appaiono. Mettete in discussione le narrazioni, seguite i soldi e soprattutto alzate la voce. L'attivismo non si limita alle proteste, si tratta di educare noi stessi e gli altri, di ritenere le aziende responsabili e di spingere per politiche che mettano le persone al di sopra dei profitti. Ok, lo so che è stato un discorso pesante, ma queste sono le scomode verità che dobbiamo affrontare. L'industria delle armi non ha a che fare con la pace, si tratta di profitto. E riconoscerlo è il primo passo verso un vero cambiamento. Grazie per l'ascolto e ricordate che la vostra voce ha potere. Usatela con saggezza. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie per aver visionato questo video. Clicca su mi piace e condividi questo video con i tuoi amici se ti è piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per essere sempre aggiornato.